pensava di vincere la partita sfruttando la sua superiore qualità tecnica. L'Udinese prende in pugno la gara sin dall'avvio. Nel primo tempo però gli manca la velocità. Troppo prevedibile la sua manovra. Anche senza l'infortunato di Natale, la squadra di Marino con Pepe, Quagliarella e Floro Flores in attacco è sempre insidiosa. Ha giocatori di talento in tutti i ruoli, anche in panchina. Mentre l'Udinese dà l'impressione di arrivare prima o poi a sbloccare la gara, un errore di coda offre a Tiribocchi la palla gol. L'astuto attaccante ringrazia la difesa friulana e va a battere Handanovic. Siamo stati un po' lenti a entrare in partita, giocavamo a ritmi bassi e noi quando giochiamo in questa maniera siamo una squadra prevedibile. Quando ti aspetti la reazione dell'Udinese, ecco il 2-0 del Lecce che nasce da un banale calcio d'angolo. Decisiva la deviazione di Domizzi, schiaffi ad un collaboratore della società, così festeggiano i salentini. L'Udinese non si arrende, Marino manda in campo il nazionale cileno Sanchez al posto dell'azzurro Pepe. Proprio Sanchez accorcia le distanze, prezioso l'assist di Floro Flores, il migliore in campo. Mentre l'Udinese accelera, il Lecce fatica tanto e bravo Benussi a negare il gol a Floro Flores che svetta da tutte le parti. Nella giornata dei gol rocamboleschi c'è da aggiungere il pareggio firmato da D'Agostino. Una punizione senza troppe pretese è fatale per la formazione di Beretta che si fa sorprendere. Credo che sia giusto il pareggio, è chiaro che rimane il rammarico perché essendo andati in vantaggio per 2-0 ti dispiace sicuramente di più. Siamo stati bravi ad avere carattere e a reagire, questo è sinonimo credo di grande squadra. Con 12 reti realizzate, l'Udinese ha uno dei più forti attacchi del campionato. La difesa con 5 gol subiti è la migliore del torneo.